proliferante nella mente. Non ho più paura della gente. Sono potente, sono importante e non me ne importa di niente. Indifferente nella mente. Non ho più paura della gente. Sono potente, sono importante e non me ne importa di niente. Di niente. Buonasera, bentornati agli Indifferenti. Siamo alla quarta stagione e sono cambiate un po' di cose. Innanzitutto sigla nuova. Avete appena ascoltato un pezzo di Indifferente di Fabio Iagnello, che saluto. Ringraziamo però Salvatore Postiglione e DLL Studio per la sigla che c'era prima. E poi altra novità. Quest'anno aprirò le porte non soltanto ai cantautori, ma anche agli scrittori, novità delle novità. Questo perché? Semplicemente perché il programma che c'era l'anno scorso, quello dedicato agli scrittori, quest'anno non c'è più. E quindi me ne incarico io, come si suol dire. Alla regia c'è Carlo che mi aiuta, perché altra novità, Nino sarà qui con noi solamente ogni 15 giorni, quindi solamente quando mi serve per i video. E quindi bando alle ciance, cominciamo. Insieme a noi oggi abbiamo uno scrittore che è Luciano Varnadi Ceriello. Ciao, buonasera a te e buonasera ai radioascoltatori. Chi ti accompagna? Presentala tu. Sì, mi accompagna la cantante che ha condiviso con me questo progetto musicale e romanzesco, insomma, ed è Vera Mignola. Buonasera a tutti. Basta, hai finito? Che devo dire? Vuoi salutare qualcuno a casa? No, no, non posso fare alla napoletana, saluto la mia mamma, poi non ce l'ho più. Allora, il romanzo di cui parliamo oggi è Il segreto di Chopin. Prima però di parlare del romanzo nello specifico, dobbiamo dire che tu, prima di essere uno scrittore, tu nasci come cantautore. E infatti perciò sono in questo programma, perché adesso tu devi come dire, combaciare le due cose. Allora io sono il trade union che ti fa da scrittore e a da cantautore. Sì, sì. Come è nata poi la passione invece per la letteratura? Per la letteratura. Sì. Allora diciamo che la letteratura, ecco, il romanzo è stato il terzo step di un percorso che è durato 3-4 anni. Infatti la prima cosa che ho fatto è mettere i testi ai notturni di Chopin e li ho resi canzone. In un secondo momento, dopo aver parolato, ecco, diciamo, usiamo questo termine, parolato i 21 notturni di Chopin, ci ho creato un'opera teatrale. Dall'opera teatrale poi mi è venuta voglia di scrivere il romanzo, per cui diciamo mi sono trovato romanziere senza saperlo, insomma. Sì, sì, sì. Come mai un argomento così delicato? Come mai Chopin? Allora, il tutto è successo una notte in cui ho sognato Chopin. Quella notte, che poi era il 26 di settembre del 2012, mi è apparso Chopin in sogno e mi ha chiesto di scrivere un testo sul suo secondo notturno. Ovviamente io venivo dal mondo cantautorale e per di più ero di tendenza rock, insomma, diciamo, io ero un rock d'autore, anche se non estremo, insomma, però diciamo era di tendenza rock. E per cui, sai, nel momento in cui ho pensato alla musica classica, ovviamente lo vedevo un percorso totalmente diverso da quello che io stavo seguendo. Ovviamente ho pensato diversi giorni, insomma, prima di mettere, che ho detto io chi sono per mettere testo su un mostro sacro come Chopin. E però poi ho iniziato ad ascoltare questo secondo notturno, che poi è anche quello più famoso, e mi sono iniziato a venire le parole. Ovviamente è stato proprio il contrario di quello che facevo prima, perché nel mio percorso da cantautore scrivevo prima i testi e poi li musicavo. In questo momento, invece, in questo caso, mi sono trovato a fare il contrario, perché le note erano già date e ovviamente io ho dovuto mettere sopra le parole con corrispondenza sillabica.
Per cui ho provato una sera, ho detto adesso ci provo, vediamo come viene, e alla fine sono riuscito a mettere il testo su tutta la canzone. A poco ho iniziato ad ascoltare musica classica, e per cui anche gli altri notturni di Chopin, e a poco l'appetito è venuto mangiando, e così ho messo il testo a tutti e 21 i notturni, e poi da allora, insomma, sto andando avanti con la musica classica. Sono cambiati anche i miei ascolti ormai. Che poi, diciamolo, intorno a questo libro ci sono vari misteri, varie coincidenze strane. Sì, diciamo che altre cose, perché ripeto, allora, ripeto i tre step che sono quello: prima scrittura dei testi sulle musiche, poi opera teatrale, e poi ho detto prima di, però ero totalmente ignorante in materia, e prima di scrivere il romanzo ho detto ma adesso mi documento, perché ovviamente essendo un romanzo che per il 30% segue la vita di Chopin e per il 70% è opera di fantasia, almeno quel 30% dovevo darlo in modo giusto, insomma. Ho letto una quindicina di libri su Chopin e ho scoperto alcune coincidenze, tipo sul Sesto Notturno io avevo scritto un testo su Amleto, e lui aveva scritto quella musica dopo essere stato ad ascoltare, a vedere una rappresentazione su Amleto. Un altro brano in cui io ho scritto un testo che è una preghiera, il Mater Divina, lui aveva scritto quella musica all'interno del monastero di Valdemosa, per cui proprio nella cella di un frate. E un altro brano che io ho intitolato Michele il Pescatore sul suo undicesimo notturno, lui aveva scritto in una lettera al Fontana, un suo amico, che nel momento in cui aveva scritto quel brano si sentiva come un naufrago su una zattera alla deriva. Per cui diciamo sono delle coincidenze alle quali poi in un primo momento mi hanno anche spaventato, perché sai, è davvero strana come cosa. Però poi dopo sono andato avanti, insomma, ho seguito, ecco, la vena ispiratrice, e sono andato avanti, insomma, e alla fine è nato questo romanzo. E poi è subentrata lei. Lei, diciamo che è subentrata prima del romanzo, perché io quando ho scritto il primo brano, e ovviamente anch'io ero incredulo, perché poi avevo bisogno di qualcuno che cantasse come fosse un pianoforte. E ovviamente gliel'ho proposto, ho detto a Titti, è vera, che ne dici di provare questa cosa? E lei, in un primo momento, anche lei era scettica, però adesso diciamo a lei, cioè facciamo parlare lei, dato che è lei che si è cimentata in questa esperienza, insomma. Vabbè, a parte il fatto che con lui collaboro da molti anni, non ricordo quanti, ma Sono circa 13 anni più o meno, se non sicuramente 14. più di 10, sui testi, insomma, le sue canzoni. Niente, quando lui me l'ha proposto, non è che mi sono spaventata più di tanto, perché conoscendolo, è la persona un po' più strana che io abbia mai conosciuto in questi termini. Per cui diciamo non mi sono spaventata, me lo potevo aspettare, però poi diciamo che mi sono spaventata quando sono andata poi a provarli quei testi sulle musiche, che ovviamente ne conoscevo magari una sola, che notturno era? E Che secondo l'opera 9 numero 2 in mi bemolle sarebbe maggiore, quella sì, lì la che è la pianista, adesso pianista, esatto, da noi solo ribattezzata la quella, pianista. conoscevo, e non è stato facile, proprio, insomma, non è stata una passeggiata, però poi ci siamo riusciti. Vi Non lo so, assicuro che per lei, cioè, dice che non è stato facile, però vederla, vi assicuro, l'ho registrata io, per cui l'ha fatta con una tale naturalezza, cioè le facevo ascoltare il brano, sentiva la melodia e la ricantava. Cioè, cose che poi dopo ho avuto modo, anche altre persone hanno tentato di cimentarsi e non ci sono riuscite, insomma, per cui beh, lei ha un talento davvero unico al mondo, secondo me. Perché le ho fatto prova, ha cantato tutti e 21 i notturni di Chopin, che sono brani per pianoforte, non per voce.
E diciamo, cioè, io ho una stima nei suoi confronti davvero infinita, insomma. Basta pensare che prima lei faceva la mia corista, adesso io non canto più e canta solo lei. Cioè, per cui più di questo io non ormai io scrivo per lei, diciamo, scrivo per voce femminile che è la sua, insomma, diciamo. Qual è la parte del libro che preferisci? Non c'è una parte in particolare, anche perché è interessante sempre, man mano che vai avanti, è bello quello di dopo e ti dimentichi se che era più bello quello di prima, invece è sempre più intrigante. Quindi non ho una Nemmeno parte. il notturno più Il bello. notturno più bello, lui lo sa, è sempre quello lì, da dove è partito tutto, penso, no? È quello la pianista, cioè non è la pianista, lui come qual è? Che notturno è che io non lo L'opera 9 dimentico? numero Lui 2, li sa a memoria, sì, no? che ovviamente io ho ribattezzato la pianista, perché in quel sogno Chopin mi chiese di scrivere un testo proprio che parlasse di sua madre, e sua madre era una pianista, diciamo, per cui diciamo, l'ispirazione mia è partita nel parlare, ecco, di questa donna che era lì al pianoforte e attendeva il marito che tornava a casa tutte le sere. Io Questa. direi a questo punto di ascoltare questo brano, visto che l'abbiamo Ascoltiamolo. nella nostra playlist, e tornare fra poco su Sì, www.radiobaiano.it. vorrei soltanto dire che la musica che ascolterete del pianoforte è del maestro Giuseppe Giulio Di Lorenzo, che è un validissimo artista che mi accompagna in questo percorso. Noi ascoltiamo la pianista e ci ritroviamo fra poco. Sola qui a spiegarti quanto sia dolce
lievemente fragile. Sai, le mie radici sono in te. Solo tu con lo sguardo riesci a domare la mia. Siamo tornati ad Indifferenti, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it. Vi ricordo che potete anche ascoltarci sulla nostra pagina Facebook, perché abbiamo appena attivato una diretta. Siamo ancora qui con Luciano Varnati Ceriello, autore del romanzo Il segreto di Chopin, insieme alla stupenda Vera Mignola. Vedi, anche stupenda. Quanti grandi complimenti che faccio oggi. Allora, parliamo un po' della trama di questo libro. Allora, diciamo che partiamo dal fatto, ecco, che ognuno si aspetterebbe Chopin come personaggio principale, cosa che non è, insomma, perché il romanzo parte nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e il protagonista è un soldato tedesco, proprio un generale delle SS, che per caso si trova a entrare nella Basilica di Santa Croce, perché, di Varsavia, perché aveva avuto l'ordine di distruggere tutto ciò che potrebbe rappresentare, che potesse rappresentare la Polonia. E entrato nella basilica, per caso scopre una un'urna. Sì, un'urna. Sì, diciamo che vede prima una lapide su cui era scritto il nome di Chopin. Apre questo tabernacolo per distruggere ciò che c'era dentro, convinto che ci fossero delle ossa, e invece trova il cuore di Chopin, che storicamente è vero che è custodito lì. Mentre prende la teca, dalla teca cadono delle lettere, e così parte il romanzo. Perché appunto, diciamolo, questo non voglio anticipare molto, perché sarebbe un continuo spoiler questo libro, quindi cerco di dire il meno possibile. Però diciamo che questo il soldatino, come lo chiama poi l'amico che trova in chiesa Padre Tommaso, trova queste lettere appunto di Apollonia, appunto questa donna innamorata di Chopin, il primo amore di Chopin. Sì. E non dico più niente, perché se dico qualcosina in più vi svelo tutto. E vabbè, diciamo così che dal sesto capitolo in poi entra il secondo personaggio, che è Padre Tommaso. Sì, e poi ecco. In realtà è molto più vicino di quanto possa sembrare al soldato tedesco. Sì, è molto più vicino, anche perché entrambi hanno vissuto una cosa che, ecco, diciamo, poi è il fulcro del romanzo, insomma. E poi dopo, una cosa che noto, ecco, in base ai lettori che l'hanno letto finora, è che tutti si aspettano la risoluzione del segreto alla fine del romanzo, e invece io l'ho inserita nel nono capitolo. È vero. Però c'è qualche segreto che rimane nascosto, o mi sbaglio? E qual è? Perché Apollonia, nelle lettere, spesso dice a Chopin di non volergli dire qualcosa, e poi infatti non glielo dice. E infatti, quello là sarà il terzo romanzo, perché questa è una trilogia. Infatti in questo periodo sto scrivendo il secondo, e quello lì, vabbè, non lo diciamo cos'è, insomma, sarà proprio il titolo del terzo romanzo, insomma. Si fa sempre più avvincente questa cosa. E diciamo che il terzo, molto probabilmente, distruggerà il primo, ecco, mettiamo così. Oddio. Sì.
Se vuoi puoi leggerci un passo dal sì, libro. Volentieri. Io vi leggerei proprio l'inizio. Perfetto. Carlo, prego, con il sottofondo. Sì, sì, io ho bisogno sempre di Giuseppe Giulio Di Lorenzo, pianoforte. Zell. 13 giorni fa è morto il pianista. Oggi si sono tenuti i funerali. 13 giorni or sono è morto il mio cuore. Queste erano le parole scritte su un foglio sbiadito caduto dall'urna nel momento in cui spostai la lapide marmorea del tabernacolo e presi tra le mani quella teca. Il mio nome è Reinhard Friedman. In quel periodo ero un alto ufficiale delle SS e in qualità di generale di brigata avevo ricevuto l'ordine categorico di distruggere ogni simbolo di quella Polonia che noi tedeschi avevamo deciso di cancellare definitivamente dalle carte geografiche in nome della riconquista strategica del nostro Lebensraum, lo spazio vitale del nostro paese. Era l'inizio di settembre dell'anno 1939. Da 5 giorni Hitler aveva dato il via alla Polenfeldzug, passata poi alla storia come la campagna di Polonia. La mattina del 5 settembre raggiungemmo i sobborghi di Varsavia. Ero in marcia con il mio plotone quando mi imbattei nella Basilica di Santa Croce. Ancora oggi non saprei spiegare cosa mi abbia indotto ad intimare l'alta al reggimento, né tantomeno cosa mi abbia spinto a barcare il portale principale della chiesa. All'interno delle sacre mura, il mio sguardo venne rapito dal monumento dorato situato alle spalle dell'altare. Era maestoso. Al centro della parete dominava un dipinto consunto e annerito dal tempo, raffigurante il Cristo in croce. Per un attimo avvertii una strana sensazione. Mi sembrò che quell'immagine volesse parlarmi, come per comunicarmi qualcosa di misterioso. La chiesa era tutta tinta di bianco. Quelle mura sembravano risplendere di una luce speciale. Da un finestrone in alto a destra penetrava un fascio di luce che, in direzione secante, tagliava tutta la navata centrale e terminava sulla lapide di marmo collocata sul secondo pilastro del lato sinistro della chiesa. Rimasi come folgorato quando lessi ciò che era inciso su quella stele. Tu Spokziwa, Serce Friderica Chopina. Non conoscevo quella lingua, ma l'assonanza con il nome del grande pianista polacco era davvero notevole. Pertanto, forte dell'ordine di distruzione che mi era stato impartito e convinto che, oltre quella lastra funeraria, vi fossero nascoste le ossa di Chopin, decisi di svitare le viti che fissavano la lapide al muro. Non appena rimossi la lastra di marmo, rimasi sgomento per ciò che si presentò ai miei occhi. La nicchia del muro non conteneva un ossario, bensì una piccola teca di legno scuro, con dentro qualcosa che mi sembrò essere un cuore di colore bianco, immerso in uno strano liquido giallastro, privato del corpo a cui aveva dato la vita e che ne aveva percepito ogni battito. La reliquia era conservata all'interno di un'ampolla trasparente di vetro soffiato, fissata con un perno su un basamento di legno massello. Quando mi ripresi dallo stupore iniziale, presi tra le mani l'urna con il suo inaspettato contenuto e, nel sollevarla, si aprì un doppio fondo nella base, dal quale caddero dapprima un foglietto e poi alcuni scritti che sembravano lettere. Il soldato che era in me mi imponeva di distruggere quei fogli e di schiacciare con il tacco dell'anfibio oppure con il calcio del fucile quel cuore e quell'ampolla, ma allo stesso tempo c'era l'altra parte di me che, spinta dalla curiosità, desiderava leggere, capire e scoprire quelle parole rimaste nascoste in quel posto per chissà
20 anni. E da qui parte l'intreccio della storia. Sì. Però uno dei personaggi che mi ha più colpito è proprio il generale tedesco, al quale anche tu ti senti molto vicino, tra l'altro. Sì, perché diciamo che lui in questo romanzo ha un po' un'illuminazione, insomma. Lui ha questa crisi di coscienza. Sì, ha una crisi di coscienza e anche crisi di identità alla fine, insomma. E sì, considera che adesso il secondo romanzo sarà lui proprio l'io narrante, come in questo caso, però il secondo romanzo non avrà i tempi, gli spazi temporali come ho fatto in questo qui, ma sarà proprio, ecco, molto più veloce, molto più diretto, insomma. Tu nei ringraziamenti, perché io ho letto anche quelli, sì. Tu scrivi di esserti trovato più vicino a questo personaggio, perché sì, in qualche modo ha avvicinato, sì, anche te maggiormente alla sfera spirituale. Sì, infatti diciamo che io prima mi consideravo ateo prima di scrivere questo romanzo. Poi al suo interno c'è tanta religiosità. Adesso non mi sento ancora illuminato, ecco, da dire di essere un credente. Però, ecco, dire di essere un agnostico, ecco, è già un passo avanti. E sono curioso, ecco, di dove mi porterà ancora durante la scrittura. Per cui chissà cosa diventerò alla fine del terzo libro. Ecco. Speriamo non un prete. Ma un prete non posso, con quattro con figli quattro e una moglie, mi sa che l'ultima cosa che potrei diventare è un prete, però... Ti spogli da marito e diventi prete. Spogliarsi da marito è un po'... Tu hai fatto tante cose strane e vedi che ora ci mettiamo ora resistenti. Ma credo che non sia proprio possibile, diciamo, per un padre diventare prete, no? No. Almeno nella religione cattolica non credo che lo permetta, no. Dovrei diventare pastore anglicano, laico, semmai. Laico. Sì. Tornando al nostro personaggio, tu sei anche riuscito ad intrecciare le due storie, perché la storia del generale, sì, poi si riflette anche nelle lettere di Apollonia, se andiamo a vedere i notturni come quello di Zaccheo, quello, sì, quello del soldato, quindi comunque sei riuscito ad intrecciare i due piani. Sì, diciamo che il canovaccio che ho seguito e che mi ha fatto da guida sono state proprio le canzoni. Perciò ti dico che alla fine io sono diventato, cioè ho scritto questo romanzo, ma mi sono lasciato guidare molto dai testi delle canzoni. E perché anche i titoli, io in ogni caso ho seguito totalmente quello che è stata la scrittura dei notturni di Chopin, dal primo all'ultimo. Perciò, diciamo, in ogni caso ho avuto anche dei paletti che mi hanno portato alla stesura del romanzo. Hai avuto anche tu la tua rivelazione, infatti. Quanto è stato difficile invece ricostruire la vita e la storia di Chopin, quel 30% che c'è di vero? E ho studiato tanto, diciamo, sì, ho studiato tanto e mentre studiavo però già pensavo a come inserirlo all'interno del romanzo, per cui io ho preso tanti appunti che poi dopo ho utilizzato durante la stesura, perché la stesura diciamo che non ci ho messo tanto, perché sono 21 notturni e ci ho messo 21 giorni, per cui diciamo questo è stato scritto in 21 giorni, ovviamente dilazionati nel tempo, perché non ho avuto il tempo di mettermici tutti i giorni, però considera un capitolo al giorno. Mi sembra di averci messo in totale, ecco, dal primo all'ultimo giorno, 42-43 giorni. E però ecco, il lavoro che c'è stato prima è durato parecchi mesi, insomma, quello di studio è durato da parecchi mesi, sì. Io direi di prenderci un'altra pausa e ascoltare un brano che è uno di quelli dei testi che preferisco nel libro, La giostra di Julien. La giostra di Julien, sì, che è quello che piace anche molto alla nostra Vera. Infatti ricordo che una volta disse, ce lo stava provando, disse: tu non puoi capire quanto sia bello cantare questo brano, ti ricordi? E allora ascoltiamo Oltre i ponti della vita. Quello ce l'abbiamo, sì, quello ce l'abbiamo, sono sicura, sì, che ce l'abbiamo. Sì, sì. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Ha un vestito lucido e guanti sempre troppo stretti.
abbracci a quel loro tragicomico evento. Fermati qui, non voltarti anche tu, stella della sera, luce della libertà. C'è che ci vede un'anima limpida oltre la sua pelle, c'è che invece si vergogna di lui, anche se resta senza parlare, basta solo la sua presenza. Fermati, stella, è ancora presto per andarsene, spiegagli oltre il cielo che ci sarà. Dammi dei giorni, lui è lì, contando i suoi errori, lo sa, non c'è più alcuna fretta ormai. Stella, prendilo con te, senza luce la sua immagine. Lasciato al mondo le sue fame.
E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Ringraziamo Carlo per la sua gentilezza e la sua disponibilità e ringraziamo soprattutto Luciano Varnadiceriello e Vera Mignola per essere qui con noi grazie, a parlare grazie, di grazie questo a bellissimo libro che è Il segreto di Chopin, che vi consiglio di leggere, ci vogliono veramente pochi giorni. Voi lo aprite e poi non vi staccherete più dalla lettura, giusto? Giusto. Giusto. Giustissimo. Parliamo invece un po' di come state promuovendo questo libro. Sì, diciamo che stiamo facendo parecchie presentazioni. Infatti sabato sera abbiamo fatto al Castello Medicio di Ottaviano, poi siamo stati a Grottolella, siamo sempre in un castello, stiamo avendo tutti posti molto importanti. La prima è stata fatta il 19 maggio al Mondadori del Vulcano Buono di Nola. Adesso le prossime saranno il 22 di settembre a Roma, alla sede della FUIS, che è la Federazione Unitaria degli Scrittori Italiani, poi abbiamo alla Feltrinelli, alla Mondadori di Napoli, di Piazza Vanvitelli, il 3 ottobre, e ce ne sono altre per essere a memoria, non le ricordo, sì, adesso domenica prossima, il 17, al Duomo di Salerno, e... un bel giro. Sì, è una cosa importante, dato che siamo in Irpinia, il 9 novembre, stamattina mi hanno dato la data, lo presenteremo alla Chiesa del Carmine di Avellino. Oh, bello. E poi mi dicevate fuori onda che state facendo avvicinare anche i bambini a Chopin. Sì, piccola parentesi, in un brano o due, non mi ricordo, faccio cantare i bambini della mia associazione la parte corale. Non so se quella lì ce l'avete per farla ascoltare, non lo so, non lo dico. Ci dovrebbe essere, però senza i bambini. Senza i bambini, perché l'hai registrata tu, perché un'altra cosa che dobbiamo dire è che tutti i cori che ascoltate in questi brani, che in questi notturni di Chopin, li ha fatti sempre Vera Mignola. Ha fatto sia la voce principale, sia tutte le armonizzazioni. Pure quella maschile a volte mi è capitato di fare. Anche quella maschile si ha fatto, sì. Sì, è vero, ha fatto anche il tenore. Ho fatto tutto, sì. Quindi figurati. Sì. No, ci tenevo a dire che è una cosa bella avvicinare anche i bambini, perché il più piccolo che ho ha 7 anni, e lui lo sa, ha visto, insomma, che sono riusciti a dare quello che noi volevamo far capire del suo testo, della musica e il concetto poi che lui ha voluto passare, la cultura, che è importantissima. Quindi... niente, un complimento anche a Luciano, insomma, per aver fatto questo lavoro. Io ringrazio te per questo cammino che facciamo insieme, così come ringrazio sempre il maestro Giuseppe Giulio Di Lorenzo, che è una persona che io stimo infinitamente, davvero è un ragazzo che ha una sensibilità musicale eccelsa. Grande musicista, sì. E poi c'è anche una parte artistica. Cosa? C'è anche una parte artistica, ci sono delle tele. Sì, infatti sì, la parte pittorica, che sono quelle della pittrice Amelia Musella, che poi è mia moglie, per cui ha condiviso sia la vita sia l'arte con me. E lei ha dipinto 23 tavole pittoriche, una per ogni capitolo del libro, e per cui sarebbero 21 i capitoli, più ce ne sono altri due, uno è la copertina e un altro invece è intitolato Il giovane Chopin. E questa è una cosa particolare, perché chiunque si aspetterebbe Il giovane Chopin ovviamente al pianoforte, e invece questa tavola pittorica mostra Chopin al contrabbasso. Perché all'interno del libro, mi sembra il quarto o quinto capitolo, non ricordo, c'è la storia proprio in cui Chopin va a Zafarnia, che è un paese lì della Polonia, e sente suonare un violinista con un violino a 3 corde, e rapito dalla frenesia della musica, cerca in tutto il paese, insomma, qualche strumento per poter accompagnare questo violinista. Consideriamo che all'epoca Chopin aveva 13 o 14 anni, e se non che trova nella cantina di questo violinista proprio un contrabbasso con una sola corda. Lo prende e inizia a improvvisare insieme a questo violinista, ed ecco, la pittrice si è lasciata ispirare da questa immagine e
ha prodotto questo quadro che è intitolato Il giovane Chopin, dove Chopin è al contrabbasso. Al contrabbasso sì, a una corda. Sì. Domanda rivolta ad entrambi, non ci distraiamo. Domanda rivolta ad entrambi. Come vedete voi la protagonista femminile di questo romanzo, Apollonia? Prima io o prima lui? Prima lui, certo. Allora, diciamo che Apollonia è stata mitigata molto da Eleonora Cariello Franceschini, che è stata l'editor del romanzo. Nella prima stesura, ecco, diciamo nelle parti più erotiche, ecco, diciamo che c'era andato giù di brutto, insomma. Diciamo, ci sono 4-5 momenti, insomma, un po' più spinti, e ovviamente diciamo che io da uomo ovviamente avevo scritto, insomma, in modo più forte, e poi diciamo il carattere era più da scaricatore di porto, insomma, anziché questa donna dolce e gentile. Vabbè, in questo caso sto un po' però poi sì, sto forzando, diciamo, la cosa. Però ecco, diciamo che, insomma, spero di essere riuscito di aver reso l'idea della donna dell'Ottocento, per cui ecco, forse la cosa più complessa in questo libro per me è stato cercare di far collimare i due linguaggi, quello dell'Ottocento, di Apollonia, e quello del Novecento, che era quello del soldato e quello di Padre Tommaso, cui spero di esserci riuscito, insomma. Anche perché la scaricatrice di porto nella vita di Chopin c'è già. Diciamo che non fa una bella figura nel mio romanzo, George Sand. Purtroppo, così. Tu che ne pensi di Apollonia e di George Sand? La Sand non mi è molto simpatica, no, devo dire la verità, anche perché di femminile è ben poco, ma non perché io ami il femminile in senso di bellezza, ok, insomma, perché ci sono delle donne che comunque sono anche più mascoline, però hanno un carattere così forte che ti affascinano comunque, anche da donna, diciamo. Apollonia, penso che ricordo qualcuno che ha fatto un commento su Apollonia al quale proprio non ero d'accordo, perché sembrerebbe che ne so, che per tutte le sue vicissitudini, quello che poi si esplica nella sua vita, insomma, tutte le cose che fa. Non devo parlare troppo, perché poi io a fine che dico qualcosa non devo dire, ci devo pensare prima. Dico solo una cosa, dico che secondo me, almeno quello che io sento come personaggio, diciamo, leggendo il libro, sento, la vedo una donna che ha sofferto molto per varie, insomma, vicissitudini, e che a volte ha fatto anche degli errori. Magari per qualcuno potrebbe sembrare tante volte troppo facile, mentre invece io sono abituata a non giudicare subito le cose, perché tante volte la sofferenza ti fa assumere degli atteggiamenti che tu mai penseresti di assumere, e quindi mi piace, però non mi piace perché è troppo sfortunata. Cioè, tifo e non tifo. E non tifi. Però la capisco, cioè capisco il perché di tante cose che per me, insomma, non sono condivisibili. Forse si lascia troppo trasportare dal destino. Fatalista. Perché a un certo punto della vita forse sei anche costretta a diventarlo, dipende da quello che... E quindi è una donna che, insomma, l'hai fatta soffrire troppo a sta donna, insomma, con questa tua cosa, non dice no, basta. Anche Chopin ha sofferto molto. Però. Ma gli uomini hanno una sofferenza diversa. Ma le Chopin donne. Era sensibile, non era come tutti gli altri uomini, era gracilino. Ha sofferto assai. Vabbè, però se... poi si è arrangiato in modo diverso. Un'altra cosa curiosa è che fra i 21 notturni, tutti meno uno... sono scritti dal punto di vista di Apollonia, sì. Soltanto uno, la docile preda, tu lo scrivi dal punto di vista di Chopin. Sì. Ma come sono attenta. Hai Io vorrei fare un'altra pausa per ascoltare finalmente
questa giostra, la giostra di Julien, per cortesia. Sì. Quindi l'ascoltiamo, caro Carlo, torniamo fra poco alle indifferenti su www.radiobaiano.it. Grazie Carlo. La giostra è chiusa, Julien l'ha venduta. La giostra dei cavalli è immobile lì, tra le foglie umide. Non sarebbe andata a finire così. Ora sì, i bambini sarebbero stati ancora lì a giocare su di lei. Si ricorda di quel carillon, di quella donna che lo suonò quando capì che di lei si innamorò. Era di sera, con lui restò fino all'aurora e si spogliò, dolce leggiadra insieme a lui danzò. Fu un ballo senza alcun pudore tra quei corpi e fu alla prima giostra impazzì. Un bel cavallo si trasformò nel mimo comico, un altro in un bambino magico che tramutò la giostra di Julien in un'alcova solo per lei e per lui. E fu così per ogni notte poi, finché Julien non vendette la sua meravigliosa giostra. Julien resta impietrito oltre il cancello immobile, pensa a quella donna, a quelle notti d'amore trascorse con lei. Da quel giorno e dove è andata nessuno lo sa. La giostra è ferma lì, quanto si è pentito. Julien ricorda quando i suoi cavalli di notte si trasformavano, si ricorda quando tutto trasfigurava intorno a sé. A quella donna all'alba le sue lacrime, a quando gli sussurrava tienimi qui accanto a te. Non venderla, non vendermi, non vendermi, non venderla. Giostra vive. Siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it, siamo sempre con Luciano Varna di Ceriello e Vera Mignola per parlare di questo libro Il segreto di Chopin. Dietro le quinte abbiamo parlato anche di altri libri, ma non ve lo dico perché sono cose che sappiamo soltanto noi alla faccia vostra. Allora, parliamo invece di questa dedica che ti ha fatto Yuri Kamisaska all'inizio del libro. Sì, questo è un dono che mi ha fatto, che io sono un suo estimatore da quando avevo 18 anni. Mi piace raccontare questa storia perché è simpatica.
Lui ha fatto un disco nel 75, 74, 75, non ricordo, comunque sembra sia 75, intitolato La finestra dentro. Mi diedero una cassetta. Sei giovane, non le conosci le audiocassette? Comunque, no, le conosco. Allora, c'era questa audiocassetta in cui c'erano su un lato Leo Ferré in italiano, sull'altro lato c'era la parte finale del disco di Leo Ferré, poi c'era Morire per delle idee di De André e tre brani di Yuri Kamisaska. Io conosco anche Leo Ferré. Sì, no, ci credo. Allora, stavo dicendo questi tre brani di Kamisaska, di cui il primo era Sono un galantuomo, il secondo Metamorfosi e il terzo Scavando col badile. Scavando col badile parla di un uomo che va al centro della terra e trova gli animali che comandano gli uomini, ok? Quando arrivai sul finale del brano, finì la cassetta, per cui finiva testualmente con le parole che dicevano finché mi avvicinai al mio, punto, è rimasto là. Sono rimasto, perché non è come adesso con internet che insomma trovi tutto facilmente, sono rimasto 7-8 anni senza sapere il finale di quel disco. E poi dopo finalmente lo trovai a Roma, sembra che lo pagai 120.000 lire all'epoca, che insomma erano soldini, e venne a sapere finalmente come andava a finire quella canzone. Per cui mi venne voglia nel mio primo disco da cantautore, che era intitolato Deserti Reali del 2000, di fare una cover di questo brano, dato che c'ero affezionato, insomma non avevo saputo il finale per 8 anni. E trovai per caso il numero di telefono di Yuri Kamisaska sulle pagine bianche al computer e lo chiamai. Chiamai, gli chiesi il permesso di fare questo brano, insomma. Da allora ci siamo sentiti, insomma, ogni tanto l'ho chiamato perché poi, ripeto, insomma, il suo percorso artistico mi ha sempre affascinato. E tutt'oggi, insomma, devo dire che poi alla fine gli ho fatto sentire anche di volta in volta le mie produzioni e alla fine, insomma, gli ho fatto leggere anche il romanzo. Il romanzo gli è piaciuto e allora gli ho chiesto, ecco, di scrivermi un pensiero, insomma, è stato un gran bel regalo che mi ha fatto. Poi da lì gli ho chiesto anche un'altra cosa, però questo farà parte del prossimo disco che farò, per cui ve lo lascio in sospeso. Per sedare la mia curiosità, allora, devi leggerci un passo. Un altro passo del libro? Sì, non posso chiederti un passo del libro nuovo. Il libro nuovo no. No, non possiamo il libro nuovo. Io qua ti leggerei adesso la parte di Joshua. Sì, ci troviamo in pratica a circa a metà del libro, pagina 124, e nel capitolo intitolato La fata danzò, e stanno parlando proprio, i protagonisti sono Reinhard Friedman, il soldato, e padre Tommaso. Io entrai subito. Padre Tommaso esitò. Si trattenne diversi istanti sulla soglia, poi, immerso in un incomprensibile e incessante soliloquio, come se avesse voluto infondersi coraggio, sussurrò. È giunto il momento. Sì, è giunto il momento. Non devi più indugiare. Io restavo lì, immobile, ad aspettare non so cosa. Rimanevo in attesa senza un'apparente ragione. Il prete, infine, oltrepassò l'uscio. Si sedette sul sediolino dell'organo, toccò i tasti, emise un lungo sospiro e iniziò a singhiozzare. Cosa gli era successo? Quali ricordi gli evocava quel posto? Prontamente padre Tommaso fugò le domande che iniziavano a insinuarsi nella mia mente e, ancora piangendo con sincerità, iniziò a narrare.
Sono passati ben 20 anni da quando sono salito qui l'ultima volta. Quel giorno è stato tra i peggiori della mia esistenza. Ero qui con i miei cantori, erano tutti catechisti. Io svolgevo la mia professione di insegnante ed ero stato chiamato per provare i canti liturgici con il coro. Pensa che avevo accettato quell'incarico solo perché mi pagavano bene. Non mi interessava minimamente né dei canti liturgici, né tantomeno di cosa vi fosse contenuto in essi. Mentre suonavo, due catechisti mi confidarono che il loro compagno, Joshua, aveva rubato in sacrestia lo spartito originale di Chopin, che giorni addietro era stato affidato alle mie cure, nonostante allora fossi laico e non appartenessi ancora al mondo ecclesiastico. Si trattava proprio di quello spartito che ti ho mostrato poco fa, quello strappato. Io smisi di suonare all'istante. Mi alzai, mi avvicinai a Joshua con incedere furibondo e gli ordinai di restituire il maltolto alla Chiesa, alla comunità e al mondo intero, dicendogli che per l'azione commessa non meritava di stare lì tra i suoi compagni. Joshua mi rispose che, poiché adorava Chopin e non poteva permettersi di acquistare uno spartito in edizione libraria, aveva sì preso il manoscritto il giorno prima, ma soltanto per farne una copia e poter avere la gioia di suonarlo. Mi confessò, inoltre, che era sua intenzione riporlo nel posto nel quale l'aveva trovato alla fine della prova che stavamo eseguendo. Io inveii contro di lui con maggior veemenza e lo accusai di mentire e di unire di conseguenza il peccato del furto a quello della menzogna. Joshua mi guardò con gli occhi più tristi e indifesi che mi sia mai stato dato di vedere in vita mia. Prese il manoscritto dalla sua tasca e me lo porse, ma appena io afferrai il foglio, si lasciò cadere oltre la balaustra, stringendo ancora lo spartito tra le mani. Vedendo cadere il ragazzo, non lasciai neanche io la presa, quasi mi fosse stato possibile trattenere la sua caduta attraverso un pezzo di carta. Il giovane catechista cadde proprio in quel punto, vedi, lì, quasi all'altezza della panca dove hai posato il tuo fucile. Nel cadere gli volò via dalla tasca della giacca la copia amanuense che aveva fatto il giorno precedente. Joshua non aveva mentito. Io, armato solo delle mie parole, lo avevo ucciso. E qui appunto si spiega come mai la vicenda del soldato e quella di Padre Tommaso sono così vicine. Legate, sì. Perché lui ha ucciso con i fatti e invece Padre Tommaso ha fatto del male con le parole. E infatti, sì. E diciamo che alla fine è come se il soldato ovviamente ha ammazzato, perché è un soldato, ovviamente, era addestrato a fare questo. Padre Tommaso invece inconsapevolmente, anche senza, cioè è capitato questo episodio che è andato oltre quelle che erano le sue reali aspettative, perché ovviamente non l'ha fatto con intenzione. A volte si ha quasi l'impressione che questo Padre Tommaso sia quasi una figura surreale, capitata così giusto per far capire al soldato. È un po' il mentore, diciamo, di questo soldato, diciamo, è colui che diciamo che ogni cosa capita nel momento giusto spesso. E ovviamente stiamo parlando di personaggi inventati, fantasia. Però ovviamente come dire, ho cercato di inserirli in quella che potrebbe essere la vita normale, di cose che potrebbero in ogni caso accadere. Tu poi nel libro, alla fine del libro, ci sono anche delle, chiamiamole, pagine storiche, no? Sì. Quello è un inserto storico che ha curato proprio colei che è stata l'editor dell'intero romanzo, che è Eleonora Ceriello Franceschini, e lei ha curato, ecco, tutti i rapporti anche con il Museo Chopin, che ci ha dato il permesso di pubblicarle, e con la Biblioteca Nazionale di Parigi.
Eleonora è un'interprete internazionale, per cui diciamo, è sempre tra l'Europa e il Canada, perché è l'interprete del presidente Trudeau, per cui diciamo, è lei che con le varie lingue si dà un po' da fare per questo romanzo. Adesso lo sta traducendo in francese e stiamo cercando un editore francese che ce lo pubblichi, insomma, oltralpe. Cosa hai imparato da Chopin, da questo incontro inatteso con il pianista? Ma io ho imparato ad ascoltare la musica classica, questo sicuramente. E diciamo che poi lui ha fatto venire fuori il narratore in me, ecco, ha fatto nascere il narratore, perché ripeto, prima io scrivevo canzoni, il tutto si esaurivano nei 3-4 minuti di una canzone in un testo abbastanza breve. E dopo questo romanzo ho avuto, ecco, mi è scattato proprio il piacere di scrivere cose di narrativa, insomma, ed il piacere, ecco, di intersecare momenti storici con momenti di fantasia. Perché poi il bello del romanzo storico è che quello che ti serve, diciamo, della parte storica la prendi, quello che non ti serve, insomma, te la inventi, diciamo, no, te la inventi, e qui va bene, insomma. Una domanda a vera. Niente di complicato. Qual è il personaggio a cui ti senti più vicina? Il suo è il generale, e l'abbiamo già detto. E il tuo? Personalmente, Sì. fondamentalmente a livello emozionale, diciamo, la mamma di Chopin interpretata lì nella pianista, proprio nel brano della pianista, cioè il fatto di Vabbè, sì, giustina. La cosa bella è che in l'emozione. pratica in questo romanzo la voce di Apolloni è vera. È Questa vero, alla è vero. fine lei è quella che si dovrebbe sentire Apollonia. effettivamente E invece non ti senti Apollonia. per un verso pure sì, perché è un pochino sfortunata pure lei in amore, capito? Quindi lasciava perdere, quindi un po' queste due donne, una dal lato diciamo emozionale nell'amore verso suo marito, aspettarlo eccetera eccetera, e un'altra perché poi Il destino che sì, li hai lega. capito, sto fatto della sfortuna in amore, hai capito? Però il lettore potrebbe sentirsi più vicino al soldato, perché il soldato come lettore scopre piano piano questo diario barra corrispondenza. Sì, e diciamo che anche un'altra cosa che mi è stata un po' difficile, ecco, è rendere la figura del soldato da antipatica che ha all'inizio a, come dire, a piacente, insomma, a modificare, Da ecco, personaggio da negativo a personaggio a personaggio personaggio positivo, positivo. ecco, questo è quello che spero che poi alla fine arrivi al lettore, Sì. insomma, perché questo è stato quello che mi è stato un po' ostico, ecco, diciamo, dimmi Perché tu te. non credi nei miracoli, ma chi crede nei miracoli e legge, facilissimo pensare che uno può diventare da cattivo buono. No, ma io Quando sto c'è la parlando redenzione. nella scrittura, cioè nel Nel renderlo renderlo, no, in mi modo riferivo al scritto. fatto che Sì. chissà se, lo, se il, Sì. il lettore capisce Sì. questa. Io l'ho capito. Vabbè, tu capisci tutto perché sei eccezionale, quindi Grazie, un grazie, complimento troppo, anche a lei. troppo buona. Io direi di prenderci un'altra pausa per poi tornare con i saluti e quant'altro. E vorrei ascoltare Farinelli, che è molto bello. Farinelli, questo è un altro brano che, cioè, forse è il brano che mi ha coinvolto di più nella scrittura, perché Farinelli, lo spiego un po' perché forse non tutti La sanno chi storia. è, sì, la storia di questo personaggio. Farinelli è il più grande cantante castrato che abbiamo avuto nel Settecento e in pratica in quel periodo, fino anche alla fine dell'Ottocento, insomma, c'era l'abitudine di castrare i cantanti maschi prima della pubertà.
in modo da permettergli di mantenere la voce acuta, perché non. Senza la maturazione sessuale, ovviamente la voce rimaneva a voce bianca. E ecco, è proprio il dramma della castrazione, perché è veramente un dramma. Cioè, pensiamo a questo pover'uomo che ecco, non è un eunuco come gli eunuchi musulmani ai quali veniva proprio asportato tutto. A loro venivano tagliati soltanto i testicoli e di conseguenza era un mezzo uomo, effettivamente un mezzo uomo, che aveva in ogni caso i desideri che poteva avere un maschio, però la maggior parte di loro poi ecco, venivano sì, utilizzati come cantanti, però diciamo, alla fine avevano più ormoni femminili, per cui si sentivano più donne che uomini. Anche E Apollonia conoscerà un anche a castrato, Bologna, sì, è però lì, non diciamo niente. sì. Ed ecco, diciamo, quando ho scritto questo brano, ricordo, erano le 3 di notte, poi scriviamo, consideriamo che ogni testo di questi io ci avrò messo 25-26 ore a scriverlo, non tutto in un giorno, lo spezzettavo in vari giorni, perché effettivamente mettere... Far Baciare ogni sillaba alla corrispondere, nota. sì, dare la corrispondenza sillabica, nota sillaba, insomma, è stato abbastanza dura, sì, Complicato. abbastanza, però molto interessante. L'ho vissuto un po' come si fa con le parole crociate, dove se tu sbagli una lettera non vai avanti, Vai insomma, non avanti. vai avanti. E poi dopo una cosa che ho utilizzato. Me le segnavo nelle parti più difficili dove c'erano le volatine come se fossero metrica latina, per cui sillabe breve e sillabe lunghe. Per cui questa è stata una cosa. Tornando a Farinelli, quella notte ricordo che mentre ho scritto questo brano, a un certo punto ho iniziato a piangere a dirotto. Cioè, veramente ho avuto un'emozione talmente forte e violenta dentro di me che ho pianto come un bambino disperato. Per cui poi dopo, niente, è uscito fuori questo È brano venuto fuori intitolato Farinelli. Farinelli Sì. che noi ascoltiamo. Torniamo fra poco. Vivo in modo illogico la mia vita da fenomeno. Carlo Broschi, da sempre il mio nome. Quando ero bambino avevo solo 12 anni o poco più. Canto non è tu, il mio canto non è lì, mi è incontenibile. Amore.
felicità, di quei pianoforti con i tasti neri e diesi bianchi. Vivo la mesta condizione della mia diversità, ostentando virtuosismi veri arzigogoli qui sui palchi vuoti della vita, della vita, della vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita è tutta qui. La mia voce vive in me, la mia voce dentro me, la mia voce mi rende divo la pura diva. Al tempo stesso mi sento come Afrodite oppure come il satiro Priapo, afrodisiaco del canto, ma nel corpo sono un uomo disarmato. Per sempre vergine, sì, condannato alla castità, 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 per pietà, datemi libertà, per pietà. La mia voce non ha età, la mia vita è questa qua, la mia vita è viva solo nella musica. Qui lasciatemi così, sì. Lasciatemi andar via dalle scene. Senza catene, sì, lasciate che io pianga d'amore, l'amore che a me non appartiene, ma in fondo cos'è? Ho grandi emozioni, ma vorrei tornare a quando ero un bimbo pieno di spese. Per l'ultima tranche di questa puntata, siamo sempre ad Indifferenti, io sono Francesca, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it o ci state seguendo attraverso la nostra diretta live e siamo sempre qui con Luciano Varnadiceriello e Vera Mignola per parlare del Segreto di Chopin, questo romanzo bellissimo che consiglio a tutti di leggere. Prendo fiato come prende fiato Vera nei notturni. Quanto è stato difficile fare Farinelli? Ah, Farinelli, non lo so, boh, quasi impossibile direi. Possiamo dire che le prime volte che abbiamo registrato avevamo... Diciamo che le prime volte avevo preso da DCD le parti pianistiche e gliele avevo fatte cantare. Ovviamente per non farla scoraggiare avevo abbassato un po' la tonalità, o di mezzo tono o di un tono. Poi quando li abbiamo, e gliel' avevo fatti registrare, avevamo fatto tutti i brani. Poi ovviamente è iniziata la collaborazione con Giuseppe Giulio Di Lorenzo e ovviamente lui ha suonato in tonalità originale e non mi è neanche passato per l'anticamera del cervello di abbassargli le tonalità. Per cui quando poi è venuta Vera a registrare, mi sono stato zitto, no, non gliel'ho detto che era mezzo tono o un tono
in più, non ricordo di quanto l'avessi abbassato. No, quando... veramente non è che non me l'hai detto, sei stato bugiardo che io te l'ho chiesto, stai intendo, sì, l'ho detto, ovvio, non vabbè, mi sembra va bene, ma io ho cercato di sì, da bravo motivatore, insomma, ti ho nascosto questa piccolezza. Poi dopo a un certo punto è successo che non si ricordava come aveva interpretato in una parte, mi ha detto, mi fai sentire quello vecchio? No, vabbè, lo senti a fare. Poi dopo gliel'ho fatto ascoltare. Ma questa è un'altra tonalità. sì, forse. Ammazzando. Ed era praticamente un tono, mezzo tono anche, più basso. Anche perché qui ci sono delle parti in cui vado in alto, poi scendo, perché l'ho dovuto fare così per forza. Ma nell'altra registrazione era sempre alta. Però era già all'epoca era molto alta. Farla con questa tonalità è praticamente impossibile andare su. Sempre che non fai un urlo, sai, potente, ma proprio un urlo da papera devi fare. Non lo so, perché poi io canto tutto in modo mio, insomma. Però il risultato è soddisfacente. Spero di sì, per me sì, perché è bello, cioè è pure un bel pezzo, diciamo, sarà pure difficile, però. Che progetti avete adesso con questo Segreto di Chopin? Dove lo portate? Adesso, ti ho detto, avremo tante altre presentazioni e l'idea è quella adesso di mettere su un'opera teatrale. Opera teatrale che già scrissi, ecco, ripeto, prima di questo qui. E in un primo momento credo che faremo una versione più scarna dei notturni, perché faremo soltanto 9 notturni. Lo faremo con pianoforte, con il maestro Giuseppe Giulio Di Lorenzo, che fa parte, ecco, del nostro team. Il team stretto siamo io, Vera e Giuseppe. E poi dopo, insomma, vorremmo mettere, ecco, in scena questa opera teatrale con una o due voci recitanti, di cui una sarò io e la seconda vedremo. E poi dopo, ecco, questo è il progetto immediato. L'altro, ecco, per quanto riguarda la letteratura, ripeto, sto scrivendo il continuo di questo romanzo. Sì, sì. Io so, tra l'altro, che c'è una pagina Facebook. Sì. E anche un sito. Anche il sito, sì, che è www.ilsegretodichopin.it. Dove si possono trovare gli spartiti. Ci sono gli spartiti, sì, gli spartiti di tutti e 21 i notturni. E voglio ringraziare il maestro De Vigi Lusi che mi ha scritto tutte le parti pianistiche dei vari notturni di Chopin, ai quali poi dopo ho messo la corrispondenza sillabica, per cui ho messo il testo in partitura, e è stato lui che, ecco, che mi ha, con santa pazienza, insomma, con lui anche collaboriamo da tantissimi anni, e niente, mi ha fatto questo immenso favore, perché io tra l'altro non leggo la musica, non la so scrivere neanche, e niente, per cui ci stanno questi sul sito ci sono anche tutti e 21 gli spartiti, per cui chiunque si volesse cimentare a cantarli, insomma, sono scaricabili liberamente, una parte. Un'altra parte invece c'è un'area riservata con un codice, sì, con una password che si trova all'interno del libro. Sì, per cui chi è interessato all'area riservata deve comprare il libro. Dove è possibile comprare il libro? Ma lo trovi un po' in tutte le librerie d'Italia e ovviamente le maggiori, insomma, e è edito da Armando Curcio Editore, e poi dopo, insomma, lo trovi anche su Amazon, su Mondadori Store, tutte le piattaforme digitali. Sì, sì. Purtroppo il nostro incontro si conclude qui. Io, come tutti i miei ospiti, vi terrei qui ore e ore e ore, però ognuno ha la sua vita e quindi vi devo salutare. Ringrazio Luciano Varnadiceriello e Vera Mignola per essere stati qui con grazie me. Siamo noi che ringraziamo te. Ringrazio Carlo per la regia. Devo ricordarvi che la puntata che è andata in onda oggi è stata registrata e quindi domani sarà disponibile sul nostro canale YouTube il podcast, per poter consentire anche a chi non ha potuto ascoltarci oggi di ascoltarci domani o quando vorrà, e anche i video delle letture dei passi saranno sempre disponibili domani sul nostro canale YouTube, li posteremo poi sulla nostra pagina Facebook e voi potrete vederli. L'appuntamento è per martedì prossimo,
da uno scrittore passiamo ad un cantautore, perché saremo insieme a Francesco Falco in Arte Guasta Voce, e giovedì torna Metro Rock, faccio anche questa marchetta, ma non mi ricordo l'ospite che avete, quindi soltanto Metro Rock dalle 21.30 con Luca Ruzza, bravissimo, bravissimo che me lo ricordi. Carlo mi ricorda anche di dirvi di iscrivervi al nostro canale YouTube, è importante, e soprattutto guardate i video perché li monetizziamo e ci servono soldi. Detto questo, noi ci ritroviamo martedì prossimo insieme a Nino che tornerà. Vi ringrazio ancora e comprate Il segreto di Chopin, leggetelo che è bello. Ciao! Buonasera a tutti. Ciao. Indifferente nella mente.